insieme si scopre la pace che nasce da Lui per noi. Fratelli, la fede è nostra luce, gioia è la nostra vocazione. Cari fratelli, benvenuti a tutti. È con grande emozione che sono chiamato a dare inizio a questa convocazione fraterna europea. Il Signore ci ha dato la grazia di poterci incontrare e vivere assieme questi giorni che hanno lo scopo di conoscerci, di condividere pensieri, bellezza di luoghi e di incontri. I posnovizi sono quelli che fanno una formazione iniziale dopo il noviziato e che mantengono ancora i voti temporanei, quindi ogni anno devono rinnovare i loro voti. Mentre gli studenti sono coloro che stanno facendo degli studi di teologia per poi accedere probabilmente al sacerdozio, ma anche no. Anche quelli che sono fratelli laici hanno comunque degli studi basilari di teologia. Non è un caso se siamo qui, ha chiamato il nostro nome, il suo amore per noi è grande e ogni giorno sembra crescere. Andiamo insieme incontro a chi cerca speranza e consolazione, il suo amore per noi è grande e le ferite può guarire. Questa convocazione è stata richiesta dal generale a gran forza verso la fine del suo secondo sessennio in scadenza. In questi 12 anni ho ripetuto spesso che il cappuccino è colui che va dove nessuno vuole andare. Ci sono delle situazioni anche estreme dove i nostri fratelli stanno vivendo il dono di sé in maniera, direi, veramente esemplare. Proprio per presentare il suo lavoro, che è stato molto operoso sotto l'aspetto proprio dell'Unione Europea, e quindi ha voluto che anche noi giovani sapessimo e conoscessimo tutto ciò che è stato fatto in questi anni per appunto vedere di unificare un po' le nostre fraternità europee. Fratelli, la fede è nostra luce, gioia è la nostra vocazione. Viviamo come fratelli, come vuole Gesù. Lo incontreremo sul volto di ogni uomo. Siamo oltre 200 frati provenienti veramente da tutta Europa: Portogallo, Spagna, Inghilterra, Irlanda, Germania, Italia, Svizzera, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia, veramente l'Europa intera. Nella prima giornata c'è stata la parte informativa, che abbiamo fatto fin dall'inizio una relazione del Ministro Generale in cui ci ha spiegato appunto quali sono state le esigenze dell'ordine in questi 12 anni. L'Europa sta vivendo, meno l'Europa cappuccina, sta vivendo un momento di passaggio. Stiamo diminuendo numericamente, ma abbiamo anche voi, e voi mi date la speranza che c'è un futuro per i cappuccini in Europa. Sarà diverso, forse avremo meno case, ma saremo più fratelli, nel senso che faremo dei cammini insieme, andremo oltre i confini. Io credo che questo incontro l'abbiamo voluto nel Consiglio Generale perché sia un incontro che getta le basi, consolida il cammino che vogliamo fare insieme in Europa. Abbiamo avuto la presentazione di due progetti che sono partiti nell'ordine negli ultimi anni. Uno è il progetto Europa, in cui ci hanno parlato tre relatori e addirittura ci hanno portato una testimonianza di chi vive. Il guardiano di Spello, per esempio, Fra Wojtek, ci ha parlato di come ha vissuto questa esperienza delle fraternità del progetto Europa. Cerchiamo di accogliere diversi frati che vengono dal tutto il mondo, di vedere
questo sorgente dove è nato l'ordine francescano, anche dove cerchiamo di vivere come primi frati cappuccini che guardavano da vicino, come l'esempio San Francesco, che era Alter Cristo, cioè secondo il Cristo. Le sfide che sono le nostre in Europa le conosciamo bene. Di fronte a queste molteplici sfide siamo convinti, io personalmente sono profondamente a 200% convinto, che gli aspetti fondamentali della nostra vocazione cappuccina costituiscono elementi ancora attuali per servire la Chiesa e il mondo. Sono dei elementi validi per la nuova evangelizzazione. La vita fraterna, la ricerca di Dio nella preghiera, il servizio ai piccoli e ai poveri, la missione evangelica verso i nostri contemporanei sono segni eloquenti oggi come ieri. Ecco, mi interessa sottolineare proprio questo termine, fraternità. Vogliamo creare in Europa delle fraternità molto semplici, dove tutto è previsto dalle nostre costituzioni, dove si prega, si condivide, si lavora insieme e si annuncia il Vangelo come fraternità, che ritengo avere un fascino e un impatto molto significativo, pur nelle belle e ottime individualità. L'altro progetto è il progetto della Ratio Formationis, dove i due responsabili, fra Charles e fra Jaime, ci hanno spiegato il senso della Ratio Formationis, cioè come l'ordine vuole dare un imprinting alla formazione e trovare un modulo che vada bene per tutte le culture, cioè dare il carisma francescano-cappuccino sia in Islanda che in India. Sappiamo che questa interculturalità, non multiculturalità, non è facile e non avviene senza una formazione più e più accurata. Per questo anche all'interno del testo della razza abbiamo proposto di sviluppare qualche centro all'interno di ogni continente che pensa al nostro carisma in questo continente e anche per tutti i post-novizi che possano fare un'esperienza lunga al di fuori della sua cultura e in un'altra cultura, in modo da capire che ci sono diversi modi di essere cappuccino, non soltanto quello che ho imparato nella mia provincia, anche nelle altre province. Davvero bello vedere come anche in mezzo a tante difficoltà, tante differenze che possono sembrare insormontabili, differenze di tradizioni, differenze di lingue, differenze di cibo, di costumi, però c'è sempre qualcosa che unisce. L'ideale francescano cappuccino che veramente diventa il collante della nostra vocazione, il collante della fraternità. È un'esperienza che ti apre sempre e quindi ti fa uscire un po' dal campanilismo bergamasco anche, diciamo, e quindi ti fa proprio sperimentare che siamo un corpo, che siamo membra di un corpo molto più grande. Un'opportunità per incontrarnos. È un'opportunità per trovarci, per vivere, condividere e fraternizzare. Un tempo per questionarci per chi siamo e per chi viviamo i frati cappuccini nelle nostre diverse realtà. E per concludere, offrendoci con ottimismo a vivere la pluralità carismatica nel mondo plurale. Mi sento bene e il sentimento è che questo incontro è un dono, perché in questo incontro scopriamo il dono di fratello, il dono e la ricchezza della carisma cappuccina. E la parola che più mi sembra sintetizzi questo evento è proprio una grande speranza. Anche per me personalmente essere stato insieme in questi giorni con questi 200 giovani
ha suscitato tanta speranza per il nostro futuro, per la nostra vocazione e per le nostre presenze in Europa. Certamente ormai le distanze si sono accorciate, possiamo creare eventi di incontro, eventi di studio, di condivisione. Io credo e spero che questo evento che abbiamo vissuto in questi giorni sia anche l'occasione per una continuità, per continuarci a ritrovare con i nostri giovani. Fratelli, la fede è nostra luce, gioia è la nostra vocazione. Lo incontreremo sul volto di ogni uomo. Il secondo giorno l'abbiamo dedicato alla fraternità e alla bellezza della fraternità. Quindi abbiamo deciso di andare a fare una gita ad Assisi. Cari fratelli, questo incontro dei giovani frati cappuccini d'Europa vive oggi un momento tutto particolare. Siamo qui ad Assisi nel santuario della Spoliazione, vicini a San Francesco, che ci parla con la sua chiara volontà, con estrema libertà, profonda umiltà ed eccezionale generosità. Libertà, umiltà, generosità. Possiamo e vogliamo chiederci come essere, secondo il suo esempio eloquente, segno per il mondo di oggi, segnato dall'individualismo, dal consumismo e dal minimalismo. Per tanti giovani frati non c'è mai stata l'opportunità di andare ad Assisi, specialmente quelli del nord Europa. Quindi abbiamo deciso di accompagnargli, di fargli vedere i luoghi della nascita del nostro ordine, i luoghi in cui ha vissuto Francesco, e sicuramente è stato a livello emotivo qualcosa di molto importante per loro, ma anche per noi, che vedevamo i loro volti stupiti nel vedere i vari ambienti, nel celebrare la messa. È stato veramente una ricchezza a livello fraterno, a livello proprio emotivo, di sentimenti. I cappuccini siamo qui in 200 giovani, siamo tutti molto diversi e vedi proprio l'espressione di un'umanità, della nostra umanità singola nella pluriformità, molto diversa. Però è bellissimo che appunto il carisma di Francesco riesce a incarnarsi nelle varie umanità più diverse, rispettando la nostra indole. Mi sento bene qui, perché posso incontrare altre culture, altre nazioni. Il terzo giorno l'abbiamo dedicato invece a alcune testimonianze. Il mattino sono venuti in tre frati che vivono delle esperienze particolari di missione. Missione caritativa però, non solo missione ad extra, cioè non solo missione nel mondo, di cui ci ha parlato sicuramente Fra Ugo, il segretario delle missioni cappuccine, E sono venuto per condividere con questi giovani frati sulla missione, sul desiderio che deve rimanere, restare nei nostri cuori di essere missionari, veramente missionari, di andare in missione, di non dimenticare la gente che ci attende lì, che spera tanto di noi. Abbiamo condiviso, abbiamo parlato un po' della realtà, la situazione delle diverse missioni nei continenti, e soprattutto delle possibilità che hanno i giovani oggi, i giovani cappuccini, per andare in missione. Poi abbiamo avuto invece due esperienze di due che sono in missione. Uno è missione in Turchia, è custode della Turchia, della nostra custodia della Turchia,
della fatica del suo lavoro, essendo in minoranza sia culturale che religiosa. È stato veramente molto interessante e toccante. Noi come frati in Turchia, da diversi paesi, che veniamo là a stare con cristiani, stare con questi che desiderano di avere i suoi pastori, ci danno il suo appoggio, e noi come cappuccini riusciamo a realizzare proprio profondamente il nostro carisma. Viviamo come minoranza, come frati minori, con questi che sentono, vivono e devono reagire come minoranza, e questo è una grande sfida anche per il nostro carisma. Il momento che mi ha colpito di più è quello che ha parlato Fra Pavel dalla Turchia, perché io, venendo dalla Turchia, un po' anche sentire in una realtà così con tanti frati diversi, sentire la mia storia un po' raccontato dalle altre persone, mi è piaciuto tanto. Oggi ho sentito una testimonianza, uno frate che lavora in Turchia, anche in altro contesto dove sono i musulmani, anche questo è molto interessante, perché questa esperienza francescana, come San Francesco andava ai musulmani, questo è molto importante anche per me. È stato ancora più toccante, se possibile, la missione di cui ci ha parlato Fra Carmelo Saia, che ci ha spiegato il suo servizio al carcere di Palermo di massima sicurezza, Luciardone. E veramente questo è stato molto toccante, perché ci ha mostrato dal vivo come il contatto con la povertà, con l'uomo veramente povero di tante cose, di tanti valori, possa essere arricchente per noi che lo viviamo e per loro che si sentono considerati ancora persone. Ridare una dignità a delle persone che non la riconoscono più è veramente eccezionale. L'esperienza in carcere è un'esperienza di stare innanzitutto con i detenuti, cercando di alimentare la speranza che a sua volta noi attingiamo dalla fraternità, dal Vangelo e dall'esperienza che facciamo ogni giorno. Sicuramente in carcere è un ambiente dove c'è tanto bisogno di umanità, tanto bisogno di creare relazioni. Relazioni, e per entrare in carcere dico che non c'è bisogno di coraggio, c'è bisogno di umiltà, di togliere il pregiudizio che abbiamo su queste persone, purtroppo provate dalla sofferenza, provate dal dolore, e che solo il Signore può guarire e riscattarli e dargli una nuova possibilità per potersi reinserire nella nostra società. Ma io sono contento di questo periodo, perché ho imparato tante cose, soprattutto perché anche io, con l'ultima presentazione di padre che ha parlato di carcere, perché anche io ogni domenica vado in carcere, aiuta il parroco, aiuta il cappellano padre Antonio, anche un po' di preparare le mie sapere, poi parliamo un po', anche sentiamo un po' da carcerati. Ma mi è piaciuto perché lui ha parlato di tante cose, no? Le difficoltà che stanno in carcere. Ho percepito in loro questo desiderio forte, ho percepito anche le difficoltà che hanno, perché provengono di realtà numeriche diciamo sfavorevoli, perché i frati diminuiscono in Europa. Però è importante ricordare, come ho detto loro, che inviare un frate in missione non è perdere un frate, è guadagnare, è crescere, è fidarsi di Dio, è dare tutto per la missione. E la nostra identità si realizza anche in questa maniera, perché qui, in questo paese di Medio Oriente, come frati che riescono a parlare con diversi cristiani, diverse persone, dalla provvidenza anche non cristiana, riusciamo a trovare come frati di dialogo, frati che sono invitati di essere tra diverse culture. Beh, il desiderio è che la speranza c'è, e che bisogna che ciascuno di noi, ciascun studente, possa guardare l'ordine, possa guardare la propria vocazione come un dono di Dio da destinare a tutte le persone, a tutte le persone che il Signore ci mette a servizio nella sua Chiesa, per poter gioire insieme a loro, testimoniando che
la grazia di Dio ti ombra, anche quanto vediamo le cose diversamente da come le abbiamo progettate, le abbiamo pensate, ma il Signore è più grande di noi, più grande dei nostri pensieri e si serve della nostra povertà, della nostra semplicità per arrivare a tutti i confini del mondo. Nel pomeriggio invece abbiamo deciso di mostrare le bellezze di Roma. Non si può venire a Roma, al Collegio a Roma, senza vedere niente. E quindi abbiamo pensato di proporre due percorsi di visita, uno ai santuari cappuccini, diciamo quelli che sono stati alla base dell'origine del nostro ordine, e un altro invece alle chiese diciamo fondamentali per la cristianità. Ecco, questi due percorsi, tutti i giovani si sono divisi in questi due percorsi e ieri hanno visitato assieme delle guide queste strutture fantastiche e sono stati arricchenti. Poi ci siamo radunati tutti alla sera nel nostro convento di Via Veneto e per un momento di festa, di condivisione. Infatti sono partiti i balli tra i polacchi, hanno cominciato a ballare, a cantare. C'è stato veramente un momento molto molto gioviale. Io ringrazio il Signore per tutti questi fratelli che posso incontrare in questi giorni, perché questo dimostra che il nostro Signore Gesù sta lavorando ancora oggi e più che sta lavorando sta chiamando le persone a lavorare nella vigna del Padre suo. E quello che mi porterò nel cuore sinceramente sono i tanti volti di tanti fratelli con cui ho condiviso questi giorni che sono stati molto buoni, molto fruttuosi, e mi porterò i volti di questi fratelli che siamo sempre incamminati verso quel Cristo che ci ha scelto per amarci e ci ha scelto per seguirlo, e quindi è quello che ci aiuta ad essere fratelli, a condividere le tante esperienze di amore che il Signore ci mette nel cuore. È una bella esperienza parlare con tutti in tutte le lingue e anche ascoltare le testimoni di... Molto impressivo era oggi ascoltare per la missione, che anche per Europa c'è lo spirito della missione e che anche per noi c'è la vocazione missionaria per l'Europa e per tutto il mondo. È molto bello perché per prima volta ho incontrato i fratelli, non so, dalla Polonia o dai vari paesi. È molto bello perché possiamo vedere le realtà diverse e che anche le parole che ci ha dato il Ministro Generale e altri testimoni cappuccini aiutano per la nostra crescita e per aprirgli un po' gli orizzonti, no? Perché come diceva il Generale c'è il rischio di provincialismo, no? Che si chiude dentro la nostra provincia. Questo è che potrebbe essere un richiamo anche per noi e per poter, non so, aprire gli occhi e aiutare agli altri. Perché questa esperienza fraterna è molto buona. Conoscere i nuovi frati dal tutto il mondo quasi, questo per me è grande, anche che io posso ascoltare la testimonianza dei frati. Questo ravviva anche la mia vocazione. Questo è molto, molto importante per noi, che non siamo solo frati in Polonia, diciamo, ma ci sono anche frati in altri paesi. L'esperienza nel Consiglio è stata un'esperienza veramente fraterna, gioiosa, e si è creato un clima molto bello, in sintonia con Gabriele, rappresentante nazionale, e con tutti gli altri consiglieri, veramente. E abbiamo lavorato in questi due anni in preparazione a questa convocazione europea con molte difficoltà, non lo neghiamo, soprattutto per
comprenderci fra i vari studenti stranieri, perché prima la convocazione era soltanto nazionale. Abbiamo dovuto inserire lingue come il polacco, l'inglese e il tedesco, che non sono così semplici da masticare. Però, nonostante tutto, è stata davvero una bella esperienza, una bella preparazione. Abbiamo allargato il consiglio dei consiglieri europei, delle altre case di formazione, e questo ci ha permesso di vivere anche in maniera più ampia il respiro veramente europeo dell'ordine, e ci ha dato anche l'opportunità di vedere come il nostro ordine si incarna nei vari paesi diversi dall'Italia. Nato in Italia, San Francesco è il più italiano dei santi e il più santo degli italiani, è stato detto di lui. E certamente il francescanesimo fa parte della identità italiana, dell'identità europea. Dovunque in Europa si trovano le tracce dei cappuccini, basta pensare al romanzo nazionale, I Promessi Sposi, in cui Fra Cristoforo, uno dei protagonisti, è appunto un cappuccino. Oppure a Vienna la celebre Kapuziner Gruft, dove sono sepolti gli imperiali di Austria. Attualmente nel mondo le zone dove i cappuccini crescono numericamente sono l'Africa e l'Asia. Purtroppo in Europa c'è un decremento vocazionale. Però questi 200 giovani provenienti da tutta l'Europa sono un resto che incoraggia la speranza. Speriamo che, come il passato dei cappuccini in Europa è stato ricchissimo, così anche a partire da questa realtà comunque significativa, anche il futuro sia pieno di presenza significativa e di santità. Siamo tre post-novizi da Libano che siamo venuti e siamo stati invitati qui al convegno. Pure non siamo europei e la convocazione è europea, però visto che facciamo la formazione iniziale, il postulato, poi il noviziato in Italia, così siamo stati invitati a partecipare a questa convocazione fraterna. Ed è una cosa molto, molto bella, molto importante per noi. Abbiamo tanto da ringraziare per questa convocazione europea. Penso che il generale abbia avuto proprio una buona intuizione a farci incontrare noi tutti studenti d'Europa. Non è così scontato trovarsi da 28 paesi membri diversi. È stato bello fare fraternità insieme e sicuramente sentiamo il cuore più vivo della presenza di Gesù e con più voglia di fare e di donarci per gli altri. E questa elezione è stata inaspettata, questi ruoli di responsabilità e di servizio sono impegnativi, ma è anche una bella opportunità per conoscere gli altri fratelli e per vivere il Vangelo. Porta allora cosa fede di? Buongiorno. Pace e bene, un saluto in Romania. Danke schön und fit Gott. Me prega. Herkese teşekkür ederim, görüşmek üzere. Miri dobro svima vama. Fioi, pace bene. Pozdraviam wszystkich słuchaczy. Marciani, Marivuti. Senza la preghiera, a se morci. Pace bene a tutti quanti, voglio. Și bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne întărească pe tot. Pace bene a rotuzu. Niech Pan vas błogosławi i strzeże. Preghi San Giovanni XXIII, che le deberghe e che venga salvata la Chiesa intrega e il monte intrega anche dalla guerra fredda. Miri dobro e budite pozdravljeni e neka vas gospodin čuva na vašem putu. E se vede in casa. Ciao bei. Grazie. Un saluto da tutti i siciliani, pregate per me, mi raccomando. Pace e bene. Salve. Salve.
Viva Bergamo, pace e bene e basta. State buoni. Siamo qui, ha chiamato il nostro nome, il suo amore per noi è grande e ogni giorno sembra crescere. Andiamo insieme incontro a chi cerca speranza e consolazione, il suo amore per noi è grande e le ferite può guarire. Insieme si scopre il bene che nasce da Lui per noi. Fratelli, la fede è nostra luce, gioia è la nostra vocazione. Viviamo come fratelli, come vuole Gesù. Fratelli, la fede è nostra luce, gioia è la nostra vocazione. Lo incontreremo sul volto di ogni uomo, da tutta Europa fino a qui, attorno a Lui lodandolo. Il suo amore per noi è grande e nulla mai potrà cambiarlo. Come Francesco davanti a Lui, ringraziamo per ogni cosa. Amore per noi è grande e la sua croce nostra veste. Insieme si scopre la pace che nasce da Lui per noi. Fratelli, la fede è nostra luce, gioia è la nostra vocazione. Viviamo come fratelli, come vuole Gesù. La fede è nostra luce, gioia è la nostra vocazione. Lo incontreremo sul volto di ogni uomo. Ceha. Conosci il giocatore Perisic, Ivan? Io sono B, solo B, Perisic. Ma perché per me un italiano è un po'... Sono polacco, parlo polacco. K, R, lettera O. Il dialetto, non lo so, no, il dialetto è... R, R, E, I, L, L. Aspetta, fammi pensare, non so neanche, non mi ricordo neanche come si dice, non sta letto... No? Ti resta ce lo gestirà? Tica, Reich, sì. Reich. Non sorpreso e veramente sono rimasto stupito dalla puntualità dei frati. Cresce, pic pic. Non mi era mai successo in 10 anni che sono in convento. Pace bene a tutti. Che italiano. Non P, lui è P. Perisic. Ma tu sei il fratello di Mario? No, no, siamo non parenti, forse lontani parenti. Ah, capito, no, perché è la stessa. Sì, sì, lo stesso cognome, sì, stiamo della stessa parrocchia di Zagabria. Ma comunque forza Croazia. Speriamo, dai. Ok. Come Kroll, ma come... sì, in polacco... Perché è un calciatore, Kroll? Forse tu non hai
Ricco. Pralias Bulos. Pralias Saul. Pralias Albaris. Pralias Trelias. Trelias. Una fantasia a scegliere i nomi da noi. Pensavamo di fare la prossima convocazione a Miami, stiamo valutando già. Queste sono le nostre convocazioni. Per mosso qui, non è per le entrate. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! He's the star! Con questa impressione iscendo a dire... voglio dire... Aspetta, no, in austriaco. Dankeschön und Pfitgott!